Ora siamo con il dottor Carlo Amoretti, direttore del distretto sanitario di Imperia. Dottore, oggi il Palasalute è aperto in maniera straordinaria perché ci sono i profughi arrivati dall'Ucraina. Com'è la situazione in questo momento? Sì, oggi abbiamo aperto per 2 ore, dalle 2 alle 4, adesso sì, sono le 4, terremo ancora aperto una mezz'oretta. Abbiamo accolto dei profughi provenienti dall'Ucraina, ma che già erano da qualche giorno qui sul nostro territorio, sul passaparola, sono venuti qui per la registrazione, l'STP, il primo tampone e gli appuntamenti per il processo, diciamo, vaccinale e dell'igiene. Sappiamo che oggi sono arrivati un'altra 20-25 persone con un pullman e che accoglieremo domani, come accoglieremo nei prossimi giorni, le persone che progressivamente si presenteranno sul nostro territorio. Ecco, dottore, quindi fondamentalmente l'attività di ASL è un'attività legata allo screening e alla iscrizione all'STP. Sì, noi il primo passaggio è questo di l'iscrizione all'STP, che vuol dire straniero temporaneamente presente, dà diritto ai servizi di urgenza, emergenza, quindi il pronto soccorso, il 118 se mai fosse necessario, ma dà diritto anche alle prestazioni di prevenzione, quindi tutto il percorso vaccinale e di screening delle malattie infettive e diffusive. Dà diritto all'accesso al consultorio. Poi c'è anche da dire che comunque nella legislazione italiana i minori e le donne in gravidanza hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, quindi abbiamo anche informato questi nuclei familiari che se volessero possono attuare questo percorso che gli darebbe diritto anche per quanto riguarda i minori al pediatra di libera scelta, mentre le donne possono accedere ai nostri consultori. Queste informazioni le abbiamo date per scritto sia in lingua italiana che in ucraina, in modo tale che vengano diffuse in questa popolazione che sta arrivando sul nostro territorio.